Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo su Dissidia, opera omnia versione giapponese, perché si pulla. Oggi finalmente si pulla, dato che è stato rilasciato per l'appunto il nuovo personaggio di Wise. Personaggio che aspettavo effettivamente nel roster di Dissidia. Non pensavo arrivasse in concomitanza con addirittura il ritorno di Sephiroth. Tra l'altro sono stati annunciati anche Reno e Vincent, quindi diciamo diversi personaggi di Final Fantasy VII che ritornano praticamente all'interno del gioco, cosa che mi può solamente che fare felice, se devo essere onesto. Però bisogna anche vedere un attimo qual è la situazione e fare un attimo due calcoli. Io ovviamente le risorse ce le ho, quindi non ho problemi di risorse, sia per quanto riguarda i pool, sia per quanto riguarda anche il maxare, in questo caso il personaggio di Wise. Però bisogna un attimo fare il punto della situazione, perché questo anniversario, almeno per me, è stato molto molto dispendioso, anche perché sono uscite delle skin bellissime, come quella di Sephiroth, come quella di Golbez, anche quella di Wise, che bisogna necessariamente prendere, perché Wise senza il cappotto non è il Wise che tutti quanti ovviamente sappiamo, che tutti quanti conosciamo e che abbiamo anche visto fondamentalmente nel remake. Altra novità, come abbiamo detto la volta scorsa, anche il banner All Stars con le FR fino al 24 di gennaio è stato esteso praticamente fino al 17 di marzo. Quindi possiamo fare la multi gratuita qui, dove ovviamente non mi esce nulla, perché qua da questo banner io non ho beccato nulla, letteralmente non ho beccato nulla. E poi abbiamo Rem, che è praticamente stata riproposta come personaggio, diciamo accompagnatrice, in questo caso fa da accompagnatrice a Wise. Rem non è malaccio, quindi in realtà anche poterla recuperare qui in funzione di Wise potrebbe essere interessante. Certo, andarle a cercare la BT qui non so effettivamente quanto possa essere conveniente, perché già avremmo in teoria anche la BT di Wise da recuperare. Però nell'eventualità ci fosse stata una sculata di una BT presa di Rem a caso senza un FR, questa effettivamente potrebbe essere una buona occasione. Allora, innanzitutto facciamo la free multi con una orb dorata. Tra l'altro abbiamo anche i ticket viola che ci consentiranno di avere appunto altre tre multi summon gratuite, quindi abbiamo una buona chance di poter risparmiare risorse, che è una cosa ovviamente positiva, riuscire ad accumulare il più possibile per, diciamo, il futuro in generale. Ok, qui non abbiamo praticamente nulla, ma a me va bene così in realtà, perché comunque il Rem ce l'ho completa, ce l'ho anche verde, quindi per me va assolutamente bene. Multisummon da orba azzurra, che può essere tutto e può essere niente, ormai abbiamo imparato. Almeno io ho avuto molte più soddisfazioni forse dalle orbe azzurre che dalle orbe dorate, ad esempio, perché le orbe dorate mi davano XLD, che ovviamente non, cioè diciamo sì, sono utili soprattutto per un personaggio nuovo, ma non sono il piatto principale, ecco, mettiamola così. Qua addirittura mono oro, siamo tornati nel 2018 praticamente. Primo ticket viola con una orb dorata, che già potrebbe essere buono, perché comunque devo prendere anche la X, l'LD, no? Per quanto riguarda Wise, quindi diciamo che già una delle due è fa brodo in questo caso, dato che dobbiamo appunto pullare tutto il kit. Questo 9, ancora 9 e Papalimo con la Eggs. Ok, torniamo indietro, facciamo il nostro ritualuccio. Ho visto un loading, quindi qua molto probabilmente abbiamo già la FR di Wise, quindi buono, buono.
direi assolutamente buono. Direi assolutamente buono. Vediamo se c'è anche dell'altro nel mezzo. Qui per ora nulla. Oh, anche la X, ottimo. La 15. No, FR di REM, quindi porca miseria, il caricamento era per la X addirittura. Ok, intanto abbiamo il personaggio di Wise. Ovviamente abbiamo il level up che è il personaggio che viene portato direttamente al 70. Ok, abbiamo trovato soltanto la X. Quindi manca praticamente tutto il resto del kit. Peccato non aver trovato proprio niente, niente, niente dalle free. È comunque brutto da un lato, perché già comunque hai fatto 4 multi praticamente e hai trovato solo la X. Non è, diciamo, non è un buon auspicio, ecco, mettiamola così. Non è assolutamente un buon auspicio di banner. È un banner chiuso probabilmente. Andiamo col free ticket. Ok. Beh, buttare ticket qui in realtà non è la scelta più giusta, perché devo trovare praticamente tutto. Quindi siamo già anche a 80 G tokens, quindi andare di ticket qui è assolutamente inconcludente. Abbiamo una X, però dobbiamo trovare anche l'LD, dobbiamo trovare l'FR, dobbiamo trovare la BT. Quindi qui, ragazzi, c'è poco da fare, si va di gemme. È da un po' che non si usavano le gemme, non sono neanche più abituato praticamente a usare le gemme, però adesso si deve fare. Bisogna mettere mano alle nostre risorse, mano al nostro portafoglio e via, andare finalmente a pullare. Era da un po', infatti ero arrivato già a 700.000 gemme, che per me sono praticamente un capitale incredibile. Non avevo così tante gemme da boh, non neanche lo so io praticamente da quant'è che non avevo tutte queste gemme. Ok, avevo fatto casino con OBS, stavo chiudendo praticamente tutto. Ok, e anche qui non abbiamo niente. Via, scendiamo. Attenzione, questo cambia tutto. Questo cambia tutto. Trovare la BT così in fretta cambia tutto, signori. Ti permette di ritornare a usare ticket, perché ti mancherebbero comunque la FR e tutte armi che si possono trovare con i ticket. Quindi se qua mi uscisse anche un FR, vabbè, però abbiamo già la BT, abbiamo già la BT solo a 120 G tokens. Quindi va benissimo in realtà. Questi 80 ticket li possiamo tentare. Questi 80 ticket li possiamo tentare per vedere se effettivamente possiamo trovare qualcosa. Perché una volta trovata la BT, che è appunto il premio principale, almeno per me in questo caso è il premio principale, già cambia tutto. Ok, 35 di Wise, quindi abbiamo già la 15 e la 35, ma ovviamente 15 e 35 non è che, diciamo, siano diciamo così, così importanti da trovare, perché comunque le potrei tranquillamente prendere anche dal token shop. Cioè, quindi, cioè, stiamo parlando del nulla. 15 e 35 si trovano veramente easy, quindi non è quello il problema. Qui è la force. La forza, anche perché la X l'abbiamo trovata. Abbiamo la LD ancora da trovare. Quindi LD e force, effettivamente, avendo anche la stessa. Oddio, sono pieno. Avendo anche la stessa percentuale, giustamente sono un problema. Però qui tocca andare a svuotare. Quindi
quindi va bene, faccio una piccola carrellata e ci becchiamo tra poco. Ok, ho fatto pulizia. Effettivamente avevo praticamente tutte le armi dei vecchi eventi, tutte le 15, le 35 che giustamente si erano andate ad accumulare e che non avevo pulito. Anche delle multi, quelle giornaliere che giustamente erano rimaste nell'inventario. Va bene, qui possiamo skippare. Orba azzurra, sinceramente, dei ticket. Abbiamo un'altra ex, va bene. Altra 35 che non mi interessa, quindi LD e forse effettivamente devo De dovrei trovare. Niente, i ticket oggi mi sa che non vogliono collaborare. Va bene, dai, buttiamone un altro paio. Ormai che siamo qui a fare la spesa. Ok. Anche l'LD è arrivata. Peccato, se avessi trovato la Force in quella multi anziché quella di REM, sarebbe stato perfetto. Avrei chiuso. Maledetto Nine che si mette in mezzo ai piedi. Ok, allora, facciamo. Torniamo indietro. Facciamo tutti i metodi che conosciamo per pullare. Sinceramente, andare solo per la FR, sì, potrei utilizzare le gemme in realtà, perché ormai potrei utilizzare le gemme, ma il fatto di aver trovato la BT subito, mi dà quasi fastidio usare le gemme, finché ho tutti sti ticket a disposizione. Cioè, i ticket alla fine si accumulano, non è quello il problema. Tra un evento e l'altro i ticket si rifanno veramente in modo molto semplice. Quindi non c'è questo grosso problema di ticket. Per cui finché butto ticket mi sento abbastanza tranquillo anche da un certo punto di vista. Le gemme già è diverso, perché le gemme. Sì, dici ne hai tante perché comunque ne hai tante e per cui puoi pullare. Non si sa mai cosa può succedere. Purtroppo nella versione giapponese, a differenza della versione global, siamo tutti un po'. Siamo tutti più un po' un'incognita, ecco. Allora, abbiamo trovato un'altra LD che non è male. Ma sì, io scendo tranquillamente di ticket, non è un problema. Tanto i prossimi ticket che devo spendere sono da Vincent, anche perché adesso ci saranno altri eventi in cui effettivamente non dovrò buttare nulla. Quindi mi accontento di buttarli adesso i ticket. Ok. Dai, vediamo se riusciamo a chiuderla. Qui, che ovviamente è un risultato abbastanza dignitoso, oserei dire, perché comunque rimango a 700.000 gemme, ho perso qualche ticket, ma sinceramente sti cazzi, cioè proprio i ticket sono l'ultima cosa che mi interessano. Olè, olè, ci siamo. Perfetto. Bene, sono molto soddisfatto di come è andata, veramente soddisfatto, ho buttato i ticket, ma non mi interessa buttare i ticket, abbiamo tutto il kit di Wise, io ora vado a maxarlo, vado a potenziarmelo tutto e detto ciò ci vedremo questa sera in live sul mio canale Twitch dove andremo a vedere in azione, dove lo andremo a vedere in azione, faremo qualche test probabilmente, vediamo un po' come si comporta, faremo qualche test.
poi trarremo le nostre conclusioni, anche se comunque Wise a me già è un personaggio che ha convinto molto, se devo essere onesto, però vedremo effettivamente quello che sarà in grado di raccontarci all'interno del gioco. Detto ciò, io vi ringrazio per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima. Bye bye!